Al Maggio di Savigliano, fiera nazionale della meccanizzazione agricola, ha riscosso grande interesse il convegno sul futuro del cibo che Coldiretti Cuneo ha voluto dedicare ai giovani imprenditori agricoli. In un padiglione Agrimedia aggremito, l'evento ha visto la partecipazione del vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio e della delegata nazionale di Coldiretti Giovani Impresa Veronica Barbati. Hanno portato il loro contributo di analisi e ricerca il coordinatore del Centro Studi di Vulga Riccardo Fargione e il direttore dell'AgriLab della Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano Vitaliano Fiorillo, con i quali si è fatto il punto della situazione socio-economica a poco più di un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina per esplorarne le ricadute sulle aziende agricole e sulla tenuta del nostro agroalimentare. Professore, la guerra ha inciso pesantemente nell'ultimo anno sull'agricoltura italiana. Qual è lo stato di salute delle aziende agricole e le sfide che sapranno cogliere le nostre aziende? Le aziende agricole sono per il momento in un buon stato di salute, ma decisamente sono in una condizione troppo fragile per il momento, in termini soprattutto di redditività dell'azienda agricola. Le nostre aziende agricole sono in grado di sviluppare ricavi, di fare investimenti, sono aziende agricole solvibili, quindi che si possono rivolgere anche al credito del bancario e agli investimenti. Dall'altro lato però sono molto fragili in termini di margine che riescono a sviluppare. Se vogliamo andare nella direzione della sovranità alimentare, sicuramente dovremmo avere un settore agricolo con le spalle più larghe, perché già queste prime avvisaglie di mega trend globali che vanno avanti da molto tempo e che oggi rivelano i loro effetti ci mettono in difficoltà rispetto a quello che può succedere in futuro. Mi riferisco alla guerra, alle tensioni globali, all'estrema complessità di un sistema globale e al cambiamento climatico e le sfide della sostenibilità a cui ci troviamo di fronte. Parole d'ordine per le aziende agricole cuneesi, ma in generale nazionali: flessibilità ed efficienza. Le aziende agricole è un positivo da un certo punto di vista che si ingrandiscano, ma che questa espansione a livello di terreni coltivati non si trasformi in rigidità, perché in una situazione mutevole l'azienda agricola più grande, l'azienda agricola che non si sviluppa anche in termini manageriali, diventa più rigida e ovviamente la rigidità è contraria all'adattabilità, di cui invece abbiamo grande bisogno in questo momento rispetto ai cambiamenti. Efficienza attraverso la tecnologia, ma anche attraverso l'osservazione di quello che avviene in azienda in termini economico-finanziari, quindi ricerca della massima redditività. Durante il convegno ho anche presentato i risultati di una ricerca sulla performance economico-finanziaria delle aziende agricole. Sì, è una ricerca che abbiamo svolto in collaborazione con Crédit Agricole, che ci ha messo a disposizione un patrimonio di dati anonimi, ma fondamentali per capire tutto quel panorama di aziende agricole che non sono società di capitali e che invece sono ditte individuali, società di persone, che non hanno obblighi di presentazione dei registri contabili e che finora non eravamo mai riusciti ad indagare dal punto di vista economico e finanziario. Tante le sfide che attendono l'agroalimentare cuneese e italiano, una fra tutte quelle della sovranità alimentare. Sovranità alimentare è un concetto che ci sta particolarmente a cuore e di cui vediamo sempre più la necessità, perché l'Europa in questi ultimi mesi ci ha dato dei segnali, diciamo, non così consolatori. Dobbiamo avere gli occhi aperti, perché non dobbiamo fare in modo che la carne sintetica, il latte sintetico e produzioni che nulla hanno a che fare con l'agricoltura diventino realtà e possano quindi incidere negativamente sul settore agricolo di produzione di latte, di carne e di diciamo alimenti in generale, che possono essere sostituiti da queste produzioni che nulla a che fare hanno con la natura. Dal cibo sintetico al novel food, tante le minacce e le sfide che dovranno cogliere le nostre aziende. I contratti di filiera potranno essere una soluzione, quindi tornare a puntare la bussola sul territorio.
Puntare la bussola sul territorio vuol dire anche accorciare le distanze nella distribuzione dei prodotti dal luogo in cui hanno origine a quello in cui vengono consumati. Per fare questo è necessario anche una forte opera di promozione, di divulgazione per aumentare la conoscenza della qualità all'interno del panel di consumatori, ed è quindi necessario anche creare dei rapporti a lungo termine tra produttori e rivenditori e consumatori. Questo è quello che cerchiamo di fare attraverso le filiere di settore o le filiere di distretto, che rappresentano ancora più nel piccolo la vicinanza tra la produzione e il consumo. L'agroalimentare Made in Cuneo e il cibo italiano hanno un futuro, e Coldiretti ancora una volta c'è. L'agroalimentare italiano ha sicuramente un futuro, e ogni giorno verifichiamo quanto i consumatori abbiano bisogno e abbiano voglia di mangiare cibo italiano, cibo genuino e cibo salutare. Ecco, da questo punto di vista Cuneo è una grande protagonista, perché con tutte le sue eccellenze agroalimentari conosciute in tutto il mondo. Noi come Coldiretti è già da anni che ci battiamo perché il Made in Italy venga valorizzato e perché i nostri agricoltori, che producono innanzitutto cibo, vedano valorizzata la loro produzione e abbiano il giusto prezzo per tutto quello che producono. Non dimentichiamoci mai che la salute e la sostenibilità della nostra agricoltura passa solo e soltanto attraverso la giusta remunerazione all'interno di tutta la filiera. Ed ecco un altro grosso impegno di Coldiretti, quello di consentire a tutti gli operatori una sostenibilità economica e una sostenibilità ambientale della nostra agricoltura.